ragazzi, il video di oggi riguarda i miei youtubers preferiti. Ho deciso di fare questo video perché non ho molte idee, visto che è passato il periodo natalizio. Devo un po' ripensare a tutto quello che ho fatto e quindi non ho ancora molte idee per un nuovo video. Quindi, tra l'altro, vi chiedo di lasciare qui sotto nei commenti oppure di andare nella descrizione del video e cliccare su un qualsiasi link per contattarmi, così da darmi magari qualche idea, qualche proposta, così io posso ingegnarmi e registrare video con vari argomenti. Già ringrazio chi è venuto a dirmi che sono belli i miei video oppure che mi ha dato delle proposte, perché io sono felice di raccogliere tutte le idee e poi decidere cosa fare. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa scrivetemi, così io poi posso ampliare le idee che mi vengono per i video. Oggi quindi vi parlerò dei miei youtubers preferiti, così magari se qualcuno non lo conoscete potete andare a guardarlo. Mi sono appassionata tanto al mondo di YouTube da 2 anni e non mi dimenticherò mai la prima youtuber, quella che mi ha fatto entrare nel mondo di YouTube, che mi ha fatto innamorare e che mi ha ispirato anche per poi prendere la decisione di entrare nel mondo di YouTube io in prima persona. E sto parlando di Bethany Mota. Lei è, diciamo, una delle youtubers più famose, credo, ha 4 milioni e 600 mila iscritti al suo canale, quindi è veramente, cioè, famosissima. E io l'ho conosciuta 2 anni fa, quindi era ancora un po' meno conosciuta, però io credo che sia una delle più, quelle che ci sono da più tempo e che ha ispirato più persone a poi buttarsi nel mondo di YouTube. E lei è una ragazza americana che abita a Los Angeles e fa video veramente bellissimi su qualsiasi cosa, e in particolare inerenti alla bellezza, ai vestiti, ai trucchi. E veramente mi è piaciuto un sacco da subito, perché si vede che ha a suo agio con la telecamera, che ama parlare e far vedere quello, un po' quello che fa nella sua vita. Quindi io, lei è la prima che vi consiglio assolutamente. Tra tutti lei è la più, non lo so, quella che di sicuro vi piacerà. Ecco, lei piace, secondo me piace a tutti. È un tipo, fa tipi di video che veramente appassionano tutti. Ovviamente ragazze, perché purtroppo i ragazzi su questo canale non troveranno molto dei video che li interesseranno molto. Poi, continuando con le youtubers straniere, non posso ovviamente non dire, perché anche lei credo che la conosceranno tanti, e si chiama Zoella. Lei invece ha 3 milioni e 400 mila iscritti al suo canale, quindi anche lei devo dire che è abbastanza famosa. Invece lei è inglese e è stata conosciuta soprattutto quest'anno, cioè io la seguivo già da prima, però comunque è da quest'anno che è diventata più famosa, perché ha avuto la possibilità di incontrare alcune volte One Direction, di intervistarli, così, quindi credo che anche tante fan di One Direction poi siano andate sul suo canale. Comunque anche lei fa video che riguardano la bellezza e il trucco, però tanti altri video anche che sono invece insieme ad altri youtubers che fanno più ridere oppure in cui lei parla. E lei è molto simpatica, è molto alla mano, cioè mi piace tantissimo anche lei, quindi, anzi, soprattutto di lei amo il suo accento, perché io amo l'accento, quello proprio british vero e proprio, più che quello americano. Quindi io quando parlo di lei, cioè, mi piace tantissimo ascoltarla, quindi veramente, non so, sono innamorata del suo accento, sono innamorata dell'accento bello inglese. Comunque anche lei, se vi piace questo tipo di video, andate a vederla. Come invece video un pochino diversi, c'è una ragazza che è da poco che seguo, che si chiama Dani Noe. Non so come si pronuncia, però è scritto così, si chiama Dani Noe. Lei invece è un po' più, un canale un po' più piccolo, ha 226.000 iscritti, comunque non sono pochi, E anche lei è americana, ha un accento davvero particolare, nel senso che è molto slang, alcune volte mi fa anche ridere, però comunque lei fa video un po' diversi, fa sempre questi tag o parlando di trucco, e questi ci sono sempre, però fa anche video un po' diversi. Anche lei, come tipo, è diversa dagli altri due, meno, diciamo così, girly, come dicono loro, cioè meno femminuccia e più di uno stile un po' più da maschiaccio, un po' più, non lo so come spiegarlo, un po', è un po' più sportivo il suo look, diciamo. Comunque anche lei è andata a vederla, molto brava. E poi ci sono anche dei ragazzi che seguo, ovviamente questo lo conoscete, si chiama Tyler Oakley, come facevo a non seguirlo. Lui ha 3 milioni e 200 mila iscritti, lui, anche lui è americano di Los Angeles,
e adesso abita a Los Angeles e anche lui è diventato abbastanza famoso in questo ultimo periodo, sempre per quanto riguarda i One Direction, perché era un fan super accanito e quest'anno ho avuto la possibilità di incontrarli più volte. In particolare, la cosa anche io, persino io non ci credevo, ha fatto parte anche del One D-Day a novembre, quindi veramente che fortuna. E lui è simpaticissimo, io quando ho visto i suoi video all'inizio la cosa che mi ha colpito prima di tutto appunto era la sua simpatia, allegria, sempre arzillo, sorride, urla, ride, cioè veramente molto simpatico. E come tipi di video lui fa video un po' più appunto da maschio, quindi fa dei video tag con i propri amici oppure alcune volte parla di One Direction, comunque è simpaticissimo. E si chiama appunto Tyler Oakley. E poi legato a Tyler Oakley e anche a Zoella ci sono poi tutti i loro amici, cioè nel senso che hanno creato un po' un gruppo di amici. E quindi per esempio c'è Troy Sivan, che è australiano, anche lui veramente simpaticissimo. Lui è anche dolce, diciamo, quando si guarda, perché è carinissimo. Poi c'è Marcus Butler, Alfie, Casper Lee, cioè ci sono un sacco di youtubers, anche ragazzi, perché di solito magari uno, se non è abituato al mondo di YouTube, pensa che sono tutte le ragazze che si mettono lì e si truccano. In realtà hanno formato anche dei gruppi, fanno video tag, fanno collaborazioni, sono veramente un sacco. Comunque sotto andate nella descrizione poi al termine del video, che vi lascio il nome, così poi potete cercarlo nel cerca di YouTube. Vi lascio appunto i nomi dei youtubers che ho citato. Come stranieri direi che i miei preferiti, ovviamente ne seguo anche altri, comunque i miei preferiti siano un po' questi, comunque le due diciamo che mi hanno ispirato, prima Bethany e poi Zoella. E invece di italiani ne seguo un po' meno, perché mi piace anche ascoltare di più la lingua inglese, quindi ne seguo meno italiani, comunque ne seguo anche di italiane. Per esempio Arianna, che si chiama 141 Ari, che credo conoscano la maggior parte perché è abbastanza conosciuta, ha 46.500 iscritti. E lei fa video di bellezza, fa video appunto sul trucco, sulla bellezza, però non posta molto frequentemente, nel senso non una volta alla settimana, quindi magari io preferisco anche quelli americani, perché loro invece sono molto più frequenti, tengono ben aggiornato il canale, diciamo. Poi vabbè, c'è Miriam, che ho fatto la collaborazione nel video precedente, tra l'altro andate a guardarlo. Poi ne seguo altri, per esempio, una che ho conosciuto non da tantissimo, si chiama Julia Watson, prima si chiamava Love Violet, e ha 15.400 iscritti. Lei non è un canale conosciutissimo, però io l'ho conosciuta tra i vari link, sono arrivata al suo canale, mi è piaciuta perché comunque si ispira un po', si vede che si ispira alle youtubers straniere. A me piacciono questi tipo di video, anche diciamo fatti da lei, e fa anche tanti DIY, oltre a parlare come sempre bellezza, trucco, fa anche tanti DIY, cioè do it yourself. Ad aprile, mi sembra, sì, verranno in Italia alcuni youtubers stranieri, altri italiani, tutti a Milano, per una convention che si chiama ItaTube, e non vedo l'ora di andarci, sperando ovviamente di prendere il biglietto e tutto il resto, perché sarà una riunione di tutti gli youtuber, se si potranno conoscere, incontrare, e quindi io spero tantissimo di andarci, in particolare perché si sa già che sicuramente ci saranno Tyler Oakley e Troy Sivan, quindi dall'Australia e dall'America verranno in Italia per questo incontro, e io non posso perdere l'occasione di vederli, perché chissà quando torneranno. Spero anche che verranno poi Zoella e tutti gli altri, però già loro sono motivo per andarci. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete, qui nei commenti potete dirmi quali sono i vostri youtubers preferiti, quali vi hanno ispirato, quali seguite accanitamente. Per me, i miei sono questi, e quindi spero che vi siano interessati. Mi raccomando, fatemi sapere le idee per i video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!